La firma multipla di una cartella consente di apporre una firma parallela o una controfirma a documenti precedentemente firmati. Per procedere, seleziona l'intera cartella contenente i file già firmati, trascinala e rilasciala sopra il pulsante firma della barra degli strumenti Aruba Key. Attendi il recupero delle informazioni relative ai certificati contenuti nella Smart Card. Dalla schermata che appare, seleziona, mediante l'apposito menu a tendina, il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della Smart Card. Dal campo Salva In, verifica che il percorso utilizzato per salvare i file firmati sia quello desiderato, altrimenti dal pulsante indicato selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno i documenti al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina seleziona il tipo di firma Busta Crittografica P7M, CADES. Procedi al passaggio successivo. Dichiara di aver preso visione dei documenti e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata che notifica la corretta firma dei file e da cui è possibile, cliccando sul nome dei file, verificare la validità legale del certificato. Cliccando su Salva Report, puoi salvare un report delle operazioni effettuate nella stessa cartella dove risiedono i documenti firmati. Infine clicca su Finish per chiudere la schermata. I documenti firmati vengono salvati nella cartella indicata in fase di firma.